Cosa vuole? Io voglio dire questo e mi piacerebbe che questo tema fosse un po' più all'attenzione. C'è uno dei drammi veri di questo paese, che siamo in una strettoia tale per cui il respiro della vita, di una vita democratica non c'è più, e questo provoca dei guai. Cioè noi su questa manovra. Non so se vi è chiaro, cioè che noi per esempio in questa manovra allunghiamo di un anno l'età pensionabile di tutti gli italiani, di un anno e mezzo quella dei lavoratori autonomi e portiamo via un anno di contributi. Dico una cosa sola: chi ne ha discusso? Dove? Come si è discusso? E così via, potrei farne l'elenco di 20 cose. C'è un uomo solo al comando, si chiama Tremonti. Se ci azzecca, bene, se sbaglia andiamo in guai seri noi. Noi non stiamo facendo chiacchiere, noi abbiamo presentato idee, proposte precise. Io continuo a dire, siccome questa cosa so che può dargli un po', dargli un brividino a Berlusconi, io continuo a dire una cosa per esempio precisa: perché non mettiamo a gara le frequenze liberate dal digitale terrestre? È una chiacchiera? Mi dica una risposta, mi dia una risposta. Perché rinunciamo a un paio di miliardi e le andiamo a chiedere ai poliziotti o ai comuni o alle cose, eccetera, e non facciamo questa cosa? Si può discutere di questa cosa. Si può dire fermiamo il ponte sullo stretto, prendiamo 1,6 miliardi e lo diamo per fare piccole opere ai comuni, l'abbiamo proposto. Si può dire interveniamo sulla benzina, interveniamo sul massimo scoperto in banca, l'abbiamo proposto. Non lo so, non c'è nessun paese messo così. Cioè negli Stati Uniti, in Germania, in Francia discutono di queste cose e si cerca la strada migliore. Sono sue le chiacchiere, sono anni che fa chiacchiere, a cominciare da meno tasse per tutti. Meno tasse per tutti è una chiacchiera o no? Cos'è? Quindi. Io respingo al mittente queste cose, sono propaganda di bassissimo profilo proprio.